seconda che scende l'edizione mondiale dell'Olimpiade della Chianti, oltre a 3 in 45 nazioni partecipanti, oltre a 2000 gli atleti italiani, tutti impegnati nella gara su 4 differenti distanze, 173, 42 e 20 km. È la sua seconda edizione della Chianti Castles, la gara lunga 100 km e 4000 metri di dislivello positivo, regala tantissime emozioni. Domina la gara femminile l'austriaca Sofia Schnabel, seguita dall'inizio alla fine chiudendo in 12 ore 18 minuti e 16 secondi. Yansuke Mitsuo, la sua prima competizione di 100 km, fa pezzi il record detenuto da Andrea Caruso con una gara sorprendente chiusa in 10 ore 47 minuti e 44 secondi. Tante le prime volte anche nella 73 km, partita alle 6 da Radio in Chianti, seguita da Massimo Gallizzotti, triumfatore in una gara combattutissima, in 6 ore 54 minuti e 17 secondi. Joe Pinky invece la vincitrice femminile in 7 ore 36 e 14. Alle 7 si svolta la gara di 42 km e poco più di 3 ore dopo è tocca la bandiera che sbetta sul gradino più alto del podio. Si può sale Iren Kam Ayaz in 3 ore 18 minuti e 4 secondi, il suo primo Chianti Ultra Trail. La piazzata di Radio in Chianti si anima di nuovo alle 9 con la gara di oltre 600 atleti della 20 km. E Matteo Pellizza a guidare la fuga all'ultimo chilometro, staccando il gruppo chiamando la gara in un tempo di 1 ora 27 minuti e 3 secondi. C'è spazio anche per godersi appieno le eccellenze di questo territorio grazie alla follatissima Chianti Walk and Taste, la camminata enogastronomica in 8 tappe che ha triplicato i partecipanti con 600 appassionati arrivati in tutto.